sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sono troppo contenta di registrarvi un video acquisti delle ultime piccole cosine che ho comprato in questo quest'ultimo periodo. Ci sono delle lenzuola, c'è del make up che vi andrò a mostrare anche indossato, visto che già ce l'ho sulle labbra. Ho comprato una maglietta che tra l'altro mi ero dimenticata di farvi vedere quando ero andata a Verona, ma quella ci tengo a farvela vedere anche se è semplicissima. E poi vi faccio vedere dei gioiellini che mi sono arrivati da un'azienda che si chiama A Happiness, che sono sicura conoscerete. Infatti ho messo semplicemente la maglia bianca perché voglio andare ad indossare subito, perché trovo che siano davvero bellissimi, davvero sono contentissima di averli ricevuti. Sono ancora più belli dal vivo che dalle foto sul sito, e quindi li andiamo a vedere insieme indossati perché sono sicura che vi piaceranno. Quest'oggi mi trovate anche discretamente sistemata, questa è una mattinata dedicata alla registrazione dei video, ne farò degli altri dopo questo e ne ho fatto anche uno prima, e quindi sono contenta perché almeno ho avuto un po' più di tempo per darmi una sistemata. Semplicemente con la piastra ho dato qualche giro di ferro, appunto, per fare qualche boccolino, più che altro per fare un pochino di effetto mosso, così ci vado anche oggi a lavorare, sono un po' più curata. Ovviamente dubito che dureranno fino a quando andrò al lavoro, perché purtroppo i miei capelli, o per fortuna, sono talmente tanto lisci, ma per quanto io ci faccia pieghe, ci ho messo un po' di lacca, ma se ci metto la lacca si appesantiscono, se non ce la mettono, il tempo che vi parlo, il ricciolo va via. Comunque questo è il risultato, mi piace e va bene così. Come vi dicevo, ho un po' di cosine da farvi vedere. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, così potete anche attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi miei video, visto che non li pubblico, ve l'ho già detto mille volte, programmati. Spero un domani di poterlo fare con più costanza, però comunque almeno venite avvisati ogni volta che ne esce uno nuovo, e che mi potete seguire anche su Instagram e mi trovate come giulie.graff, e lì ci vediamo assolutamente tutti i giorni. La prima cosa che voglio farvi vedere sono appunto i gioiellini che ho ricevuto dall'azienda A Happiness, che sono sicura appunto conoscerete. Se non la conoscete, andate, io vi lascio nell'info box ovviamente il link al sito, andate a cercare la pagina Instagram, perché Facebook ce l'ho, lo uso solo per qualche amico e non lo utilizzo più ormai, e seguite appunto la pagina Instagram, perché ci sono il dettaglio di ogni gioiello, fanno delle stories bellissime e tutta la collezione secondo me è davvero meritevole. Io ho ricevuto tre cosine che ho scelto appunto dal sito, adesso ve le vado a far vedere. Questa che sarà la collana, presumo, ve la faccio vedere per ultimo perché è quella che mi piace di più, mi rappresenta molto e mi mette tanto tanto di buon umore in questo periodo che è un po' di alti e bassi, come un po' per tutti noi. Allora, le scatoline si presentano così, quindi hanno questo involucro bianco sopra e poi la scatolina vera e propria è in rosa. Una cosa importante che vi voglio dire è che fino al 30 di novembre, con il codice sconto che vi metterò qua sotto, che è Giulia10, potrete ricevere il 10% di sconto al momento dell'acquisto, quindi al checkout dal sito prima di effettuare appunto il pagamento, su una spesa minima di 29 euro, quindi non è niente male, non avete una spesa altissima da dover fare, ed è una cosa che secondo me sono gioiellini che troverete interessanti. Allora, il primo che vi vado a mostrare, io li ho già aperti perché ero troppo curiosa, è questo braccialetto qua. Allora, ho scelto un braccialetto in color oro, ovviamente si tratta tutto di acciaio o argento a seconda di quello che andrete a scegliere. Spero che si veda. Questo ha rappresentativa una montagna, sapete la mia passione ovviamente per il trekking, per le scampagnate, per le gite fuori porta all'interno della natura, quindi comunque bosco, ci vado tanto con il cane per chi mi segue su Instagram lo sa, e quindi questo l'ho trovato proprio significativo per me. È molto fine, quindi se lo vedete adesso poi ve lo faccio vedere anche indossato, ha molto semplicemente queste cime che si vedono da lontano, no? Proprio come fosse un panorama. C'era in diversi colori, ovviamente tutti i gioielli che vi faccio vedere sono in diverse colorazioni sul sito, e mi piace un sacco che nella scatolina ci siano sempre, in ogni scatolina ci siano delle frasi, quindi qua dice choose happiness, quindi scegli la felicità. E è molto ecosostenibile come azienda, perché vabbè, a parte tutti i loro involucri che sono comunque in carta, hanno anche l'iniziativa di piantare degli alberi durante le vendite dei gioielli, quindi comunque infatti qua c'è scritto che per ogni prodotto venduto viene piantata, reimpiantata una pianta, quindi una cosa che un albero che mi fa molto piacere e di importanza vitale, direi. Questo è il braccialetto di per sé, molto fine, molto sottile, ora lo andiamo ad indossare, mi piace tantissimo. Negli ultimi
tempi, non voglio dire anni, ma proprio tempi, ho utilizzato un po' di più l'acciaio dorato, comunque l'argento dorato o l'oro, comunque il color oro per quanto riguarda i gioielli, mentre prima ero un'appassionata più delle cose argentate, mentre invece l'oro mi piace tantissimo, mi piace ancora di più d'estate. Spero che riusciate a vederlo, ma direi di sì. Guardate quanto è fine questo braccialettino, molto molto carino. Sono assolutamente contenta del primo acquisto che ho fatto, della prima cosa che ho scelto. Passiamo alla seconda, di tutti i prodotti vi lascio il link, quindi andate a sbirciarli direttamente aprendo il box sotto al video. Vediamo la seconda scatolina, che è sempre così. Oh, questo è ciuffo, come direte, che ciuffo hai? Non è un ciuffo, sono peletti, cioè più di quello non crescono e non riescono mai a stare né da una parte né dall'altra. La seconda scatolina è leggermente più chiara come colore ed è un altro braccialetto. Allora, questo l'ho voluto scegliere in rose gold, quindi rimane comunque appunto un oro rosa. Ovviamente io ho una passione, lo sapete, per i cuoricini, quindi tutto quello che è a cuori, cuoricini mi piace tantissimo. E altra frase che mi piace tanto leggere dice: "You glow differently when you are happy", quindi tu brilli, glow, sì, si capisce, in modo differente quando sei felice, ed è la verità, ragazze. Cioè, mi piacciono molto il lato positivo di questi gioielli, come un po' è una cultura che secondo me si sta un po' più ampliando nell'ultimo periodo, forse perché siamo tutti un po' più tristi, un po' più abbiamo un po' più di problemi, però è vero che l'atteggiamento fa tanto, quindi pensate sempre a quello. Io mi rendo conto che quando passo delle brutte giornate, il modo in cui lo affronto mi aiuta a stare meglio comunque i giorni successivi. Non ci si può, non è ovviamente una cosa risolutiva, ma serve per stare bene. Quindi effettivamente emaniamo un'altra luce quando siamo felici, ma felici nel modo di essere, ecco, non felici perché ci renda qualcosa felici, purtroppo non per forza e non sempre. Questo è il braccialettino in questione, vedete che è molto fine anche lui, ha questo cuoricino con questa specie di materiale madreperla, quindi rimane un po' più luminoso, vedete, un po' cangiante. Ha delle palline, la catenella ha queste palline piccoline che si intervallano nel braccialetto. Ha il simbolino, questo simbolino della conchiglia che sembra un po' un fossile, che è quello appunto di Hey Happiness. E anche questo io lo vado a mettere al polso. Lo mettiamo dalla parte di qua. Nel frattempo sento un furgone, spero che non sia il corriere, se no vi devo interrompere il video. Lo sapete che io li faccio sempre tutto d'un fiato. Ecco qua l'altro braccialettino, la finezza che hanno, sono davvero davvero delicatissimi, belli anche messi insieme, quindi non escludo di utilizzarli insieme, ognuno ha il suo significato e appunto mi rappresentano molto, mi piacciono un sacco. L'ultima scatolina, infatti il corriere, a tra poco. Eccomi di nuovo, sì, era un pacchettino che ovviamente non poteva non arrivare in questo momento, ma va bene, ringraziamo comunque il corriere. Dicevo che la terza scatolina contiene una collana che è il mio pezzo preferito tra le cose che ho ricevuto, ciuffettine che vanno dove vogliono, ed è anche qua stimolante, di stimolo, diciamo così. Allora, la frase che c'è all'interno della scatolina dice che la vita è migliore quando ridi, non quando sorridi. Quindi fatevi il più possibile anche delle grasse risate, statevene con persone che vi facciano davvero ridere. Sono profonda quest'oggi, no? Ma è perché ci tengo a questa cosa, nel senso che io mi scrivete in tante che spesso vi trasmetto comunque tranquillità, solarità, è vero, fate altrettanto voi con me, però bisogna proprio approcciarsi in questa vita che più delle volte è terribile in modo diverso per riuscire a cavarne qualcosa di buono. Quindi, ragazzi, si vive una volta sola, facciamolo ridendo e sorridendo il più possibile. Proprio come sorride la faccina di questo gioiello, guardate questa collanina quanto è carina con questo smile. Cioè, io appena ho sfogliato il sito, ho visto lei, è stata la prima cosa che ho scelto perché ho subito detto questa va benissimo. Cioè, mi mette allegria anche solo vedermela indosso, infatti ho lasciato appunto la magliettina bianca così la andiamo a indossare insieme. Questa volta ho scelto il color oro ed è una collana un pochettino più lunga, non l'ho ancora sbrogliata da qua, l'ho soltanto aperta perché avevo una curiosità matta di vederla. La collana è in lunghezza unica, quindi non potete scegliere diverse lunghezze, ma direi che è assolutamente più
più che regolabile e la vediamo indossata. Oh, com'è carina, questa me la metto oggi per andare al lavoro, anche secondo me chi la vede si mette un pochino più di allegria. La catenina è sempre ovviamente molto fine, molto sottile, bellissima, bellissima con questa faccina che ride, lei se ne sta lì e ride sempre e comunque, quindi va bene, me lo ricorderò e mi farà ricordare appunto che è bello vedersi con qualcuno, qualcosa che comunque ti sorride anche se al collo. Mi piacciono un sacco, quindi ringrazio tantissimo l'azienda. Andate a vedere sul sito, ragazzi, seguite i link che vi lascio appunto nella descrizione del video, perché come vedete sono assolutamente deliziosi. Quindi sono sicura che anche per fare un regalino a un'amica, per qualcuno che passa un periodo più o meno bello, oppure che è contento perché gli è successa una cosa bellissima, tanto meglio per lui, però è bello poter regalare un po' di allegria anche solo tramite dei gioielli. Chiusa la parentesi profondità, continuiamo con quelli che sono stati i miei acquisti. Passerei al make-up, visto che lo sto testando e provando con voi questo rossettino. Sono stata da Wycon, mi dispiace un sacco perché ho comprato due tinte labbra, avevo comprato uno smalto, che tra l'altro vi avevo già fatto vedere su Instagram, ma che ho dimenticato a casa di mia mamma, e quindi ve lo farò vedere indosso sulle unghie nei prossimi giorni, perché è uno smalto color lilla freddo, un bel lilla, proprio colore freddo, stupendo. Ovviamente è rimasto là, quindi non me lo posso nemmeno ridare. Invece ho comprato due long lasting liquid lipstick, un pappino ogni tanto, sono questi qua. Allora, io li ho comprati perché ne avevo uno loro che utilizzo ancora oggi, che più o meno ha un paio d'anni, quindi andrebbe anche buttato, infatti non ce n'è quasi più, però è tra i long lasting per le labbra che ho utilizzato di più. Ne utilizzo anche di Kiko, ne ho preso qualcuno anche della Essence, non è che sia una che si trucca tantissimo, però più per pigrizia e per praticità che per altro, però poi quando mi vedo anche solo con il rossetto, oltre che truccare un pochino gli occhi, fa tutto un altro effetto, cioè la persona sembra subito anche più curata, e questi mi aiutano a tenerlo su ovviamente per tante ore durante il turno lavorativo. Non seccano le labbra, quindi a differenza di molte tinte labbra, comunque rossetti in crema, rossetti liquidi che poi vanno un pochino a seccarle, a me questi non me l'hanno mai fatto. Ne ho comprati due perché c'era la promozione, se ne acquistavi almeno due li pagavi 3,90 € l'uno, quindi assolutamente un ottimo prezzo. Ho preso quello che indosso oggi, che è un Fucsia in Love, che è il numero 106. Ve li faccio vedere, ripeto, mi piace molto, poi durante la giornata di solito a lavorare vado a mettere sopra dell'altro burro cacao che ho preso dal DM, che tra l'altro è ottimo, e così vado a reidratare le labbra, il colore non va via e però non sento comunque un po' di secchezza, poi anche al lavoro parlo tanto, giusto per non farmelo mancare. Si presenta così e ha il suo scovolino, appunto il suo pennellino a spugnetta, quindi proprio semplice semplice. Ora potrei anche volendo ridarne un po', nel frattempo ho buttato giù ovviamente tutto quello che avevo sotto perché comunque è già un pochino che ce l'ho su, però lo trovo davvero carino. Il fucsia è un colore che a me piace tanto, anche se dipende un po' che tonalità di fucsia è. Ora ovviamente io sono andata a toccarlo, ma perché non mi faccio gli affari miei? Perché a volte se è un fucsia tendente più al rosso, al color ciliegia e quindi troppo intenso, se è troppo scuro io mi accorgo e mi dà l'impressione che mi assottigli troppo le labbra. Questo mi sembra la buona via di mezzo. Poi ho preso il numero 125 che si chiama Happiness, questo l'ho letta adesso con voi, cioè oggi è la giornata, allora è il video felicità, lo intitolerei così, ed è un colore certamente più nude, quindi rimane una tinta molto più soft, ma sono i colori diciamo che mi vedete sempre indosso, molto molto spesso sotto ai video, sotto alle storie su Instagram, mi chiedete che rossetto indosso, sono sempre queste tonalità molto tenui, quindi il più naturale possibile, non mi appesantiscono il viso, me le riesco a vedere sempre senza che colori troppo accesi poi mi stufino. Questo appunto è 125 ed è sicuramente di Wycon quello che potreste andare a prendere per la similitudine con tutti quelli che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Non vi posso far vedere lo smalto, lo vedremo nei prossimi video. Vi faccio vedere, poi lascio il gran finale alla fine, di una cosa che mi ha preso la mia mamma, trattasi di lenzuola. Vi faccio vedere la t-shirt che ho comprato, ho aspettato di lavarla per farvela vedere, anche perché era finito nel sacchetto di Primark, quindi man mano che ho lavato le cose di Primark è saltata fuori anche lei, che dovevo farvela vedere in quel video haul lì e poi si è persa. Ho comprato da Stradivarius una t-shirt taglia XS. Io cercavo in modo spasmodico delle t-shirt bianche semplicissime, giro collo, possibilmente con il collettino un pochettino più spesso, quindi qualcosa di basico, ecco, anche come quella che ho adesso indosso, ma
a t-shirt, perché questa è carinissima con le maniche così a palloncino, l'avevo presa da Zara, però quando devo mettere sopra delle altre giacche ovviamente non è così tanto pratica. Invece mi serviva proprio la t-shirt classica. Questa me l'ha trovata alla Sere, perché a Verona ero con la Serena, di Serenina, e quindi mi ha detto: guarda che secondo me questa va bene. Effettivamente è perfetta, lunga al giusto, t-shirt di cotone assolutamente basica, non troppo trasparente, perché quelle di Primark erano un cotone troppo sottile, quindi si vedeva ancora di più il reggiseno, anche se lo metto color carne. Non mi piacciono troppo sottili. L'ho pagata 5,99 euro, partiva dalla taglia XXS fino all'XXL, quindi accontentano tutti, c'erano anche in diversi colori. Questa semi ci troverò bene, cosa che sono sicura perché l'avevo anche misurata, ne comprerò delle altre. Poi in questo sacchettino di Tiger, ma che non contiene cose di Tiger, vi faccio vedere un completo letto che mia mamma mi ha comprato insieme a mia sorella. Veramente erano insieme al mercato a Genova, precisamente a Genova Pegli, se non sbaglio, e mi hanno trovato delle lenzuola che hanno tutta una loro storia dietro, perché io queste lenzuola qua sono state le primissime che ho acquistato quando sono andata a vivere da sola, in realtà a convivere, ormai 7 anni fa, con Mattia ovviamente, e quindi ero particolarmente affezionata. Mi piacevano, mi sono piaciute fin da subito quando le avevo comprate, ed erano proprio il completo letto che mi metteva allegria, che mi piaceva perché è molto colorato, quindi mi piace proprio vederlo sul letto. Ma mano a mano che negli anni l'ho usato, riusato, riusato, ovviamente si è distrutto. Il coprimaterasso si era squarciato a un certo punto quando l'avevo tirato fuori dalla lavatrice, anche se i colori avevano retto benissimo, quindi era proprio un assottigliamento del cotone. E quindi a mia mamma gli avevo detto: non lo butto, cercherò di farci magari delle federe per il divano, ovviamente non con il coprimaterasso, ma con il lenzuolo, perché era ancora in buone condizioni. E mia mamma le fa le federe, ovviamente non ne sono in grado. In realtà adesso, visto che mi ha trovato lo stesso completo letto che ho cercato per anni in tutti i mercati, nei negozi, non sono mai riuscita a ritrovarlo, l'hanno trovato mia mamma e mia sorella. E con il lenzuolo che mi è rimasto vecchio, ho pensato di farmi fare da mia mamma una copertura per la cuccia di Maggie, visto che Maggie ha la cuccia in fondo al nostro letto e io gliela lavo spesso. Ovviamente ci metto dentro dei cuscinoni in più, ci metto dentro delle lenzuola che poi vado a lavare, e voglio farmi fare quello lì, così avremo il letto completo in tutta la camera. Vi faccio vedere di che cosa sto parlando da mezz'ora. Ecco qua le lenzuola in questione. Veramente a me piacciono tantissimo. Direte voi: ma tu non sei per i grigi, per le tinte del beige, per le tinte sui bianchi? È vero, è verissimo. Infatti io ho tutta la camera che è con le tonalità del beige e soprattutto del grigio. Ma è proprio quello che mi piace, il fatto che il completo letto con questa specie di mandala o mandala, ma credo mandala, io li ho sempre chiamati mandala, comunque con questi disegni un po' etnici, ma molto molto colorati, ricordano un po' anche la grafica di Desigual. Ovviamente altro marchio che mi piace un sacco, però mi mettono proprio un'allegria nella stanza bellissima. Quindi mi piace il fatto del contrasto con tutto l'anonimo, comunque i colori soft del grigio e dei mobili che ho in camera, con questo colpo di colore sul letto. Quindi sono troppo troppo contenta che me l'abbiano trovate. Accostandole a quelle vecchie si vede che comunque un po' di colore è stato perso, ma per gli anni che le ho usate e per quanto le ho consumate, veramente hanno fatto un'ottima resa. Cosa vi posso dire? Questi si chiamano Gioia Dreaming, sono 100% cotone, completo letto matrimoniale made in Italy. Sicuramente li potrete trovare in altri mercati, in altri, insomma, in mercati all'aperto, al chiuso, che possono fare nelle vostre città. Se vi piacciono, l'ha pagato 30 euro, mi sembra, forse anche qualcosina meno, mentre io l'avevo pagato su quella cifra lì. Però è completo letto, quindi lenzuolo, coprimaterasso e due federe. Sono contentissima, non vedo l'ora di adesso di avervelo fatto vedere, così lo lavo finalmente se ne ritorna nel letto, perché ormai è già da un po' di mesi che quell'altro ci ha abbandonato. Molto molto bello. Bene ragazze, questa mega chiacchierata, siamo arrivate alla fine di questo video. Lo sapete che io andrei avanti per ore a parlare con voi. Spero che le cose che vi ho fatto vedere vi siano piaciute. Spero di avervi tenuto compagnia in questa metà settimana, perché il video uscirà oggi stesso, quindi sicuramente avrete modo di vederlo nei prossimi giorni e tenervi compagnia appunto da adesso in poi, perché non sono riuscita a pubblicarvi il video di lunedì, che di solito faccio. Vabbè, ma questi sono tutti i discorsi miei. Nel frattempo, come potete vedere, sarà anche che li ho toccati un pochino, ma i capelli stanno già scomparendo. Vi ringrazio di aver visto anche questo video, vi aspetto giù sotto nei commenti. Se vi è piaciuto mettete un like e vi mando un mega bacio. Ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!